Siamo rimasti sbalorditi nel leggere le dichiarazioni del segretario regionale Fly CGL Michele Greco sulla Perugina. Il sindacalista soddisfatto ha annunciato infatti che la Perugina ha da poco ricevuto un'importante commessa di tavolette da 380 tonnellate che va ad aumentare i volumi e i lavori previsti. Dottor Greco, è proprio sicuro di quello che dice? A chiederselo è Carla Spagnoli del Movimento per Perugia, che fa arrivare un comunicato nelle redazioni. Ci risulta, dice, che la commessa da 380 tonnellate risale a quest'estate ed è stata da tempo archiviata. Ci risulta anche che questa commessa, afferma Spagnoli, seppur importante, non ha generato nessun risultato in termini di incremento del lavoro e di rilancio della produzione. Ma di cosa stiamo parlando? Non è grave che un sindacalista, dice Spagnoli, tra l'altro appartenente al più grande sindacato italiano, si arrampichi sugli specchi e tiri fuori una commessa passata e conclusa per dire che in Perugina va tutto bene? Cari sindacalisti, afferma Carla Spagnoli, ma chi prendete in giro? Ci può stare che magari vogliate prendervi gioco di me, afferma, anche se sono molto più preparata di quanto crediate, ma con il vostro comportamento e le vostre dichiarazioni state prendendo in giro tutti i dipendenti della Perugina, il che è molto più grave.